scritto la traccia Saggio breve di ambito artistico letterario, quindi sul conflitto tra padre e figlio nel Novecento. Allora, ho scelto ambito storico-politico, di tipologia B, cioè Saggio breve, ed era sul valore del paesaggio. Ho scelto la traccia C, il tema di argomento storico, sul voto delle donne in Italia. Tipologia D, è andata abbastanza bene, adesso vediamo, speriamo di far bene. Sono belle cose, interessanti. Secondo me era interessante, bello, sì. Fattibile, cioè, a me è piaciuto quello che ho scritto, quindi spero piaccia anche al prof. Non mi sono, cioè personalmente non mi sono piaciute. Nessuna di quelle mi ispirava come mi avevano fatto all'interno della simulazione e quindi ho effettivamente scelto il male minore. Erano tutte tracce belle, in realtà ero indecisa su più tracce, dovrebbe essere andato bene, ora pensiamo a domani che sarà sicuramente più difficile. No, non ho ancora pensato alle vacanze, pensiamo prima a finire questo e poi dopo si potrà pensare alle vacanze. Prima vedo di finire la maturità, se riesco a finirla poi ci penso. Vado 3 mesi in Irlanda, parto il 16 di luglio e tornerò ad ottobre, quindi... Sono 9 mesi che penso alle vacanze, quindi no, sì, no, adesso stiamo pensando più che altro a fare le prove bene, poi si vedrà. Non ne ho idea, è un mistero, un grosso punto di domanda. Andrò in vacanza con alcuni dei miei compagni a Corfù e poi non so ancora bene esattamente. Andrò una settimana con le mie amiche a Palma di Mallorca, quindi speriamo che finisca in fretta. Il prossimo anno spero di entrare all'università di psicologia. Giurisprudenza, carino. Boh, tutta l'estate per pensarci. Teoricamente medicina, professioni sanitarie, qualcosa del genere. L'università di lingue, Ca' Foscari, e quindi farò lingue a Venezia e poi vedremo in futuro cosa fare dopo. Scienze internazionali e diplomatica a Forlì. Vado a fare storia a Firenze. Il prossimo anno è un grande interrogativo, non so ancora purtroppo, devo ancora decidere.